siamo all'interno di stazione, quindi ci saranno due votazioni che riguardano il servizio di segreteria presso il comune di Castelbolognese. Abbiamo qui ancora con noi la dottoressa Gavagni. Buonasera. Salutiamo. Perché praticamente questa sera andiamo a ufficializzare in qualche maniera il fatto che dottoressa Gavagni cesserà il rapporto con il comune di segreteria, appunto col comune di Castelbolognese, come pure con i comuni di Casola Rassegno e basta, no? Direi, sì. Per il nostro, per quello che ci guarda, sì, Castelbolognese e Casola Rassegno. Poi nel recesso c'è anche il comune genetico, con cui invece la dottoressa continuerà il proprio impegno con una sottoscrizione di una nuova convenzione, giusto? E quindi in questo caso andiamo appunto a recepire il recesso della convenzione attualmente in essere tra il nostro comune, in quello di caso il comune genetico, e andiamo a scrivere una nuova convenzione con i comuni di Casola Rassegno e Brisighella, con l'impegno nelle prossime settimane di andare a individuare un nuovo segretario che svolgerà le funzioni per questi tre comuni. E questo oggi ovviamente, cioè sappiamo che c'è la cessazione di questo servizio, non abbiamo ancora ovviamente la possibilità di indicare un impegnativo del segretario, perché l'iter che andrà a individuare questa figura si inizierà domani, praticamente da domani avremo la possibilità, con il recesso appunto, di iniziare l'iter per andare a individuare un segretario. Vi lascio la parola per le domande. Minardi? No, noi non è che votando questi due giorno ci votando a favore ci liberiamo del segretario comunale, anzi battuta a parte. Io volevo diciamo ringraziare per l'ottimo lavoro svolto, soprattutto a garanzia delle regole e di quello che diciamo concerne tutto il sistema e tutto il lavoro del Consiglio Comunale, del Consiglio dell'Unione, anche se diciamo negli ultimi anni non è che siano state proprio tre grandi, cioè le risorse erano quelle, i motivi di discussione sono stati veramente pochi, però diciamo il rapporto del segretario comunale è stato diciamo devo dire molto positivo e di questo la ringrazio. Grazie. Fateri. Ovviamente mi associo alle parole espresse da Minardi, votiamo, ma in realtà tutti, insomma, non dico sentiamo di perdere un pezzo della nostra squadra, ma più o meno, perché in questi anni abbiamo provato tutti la stessa esperienza, no? Nel momento del bisogno, in ogni momento di dubbi, sapevamo quale porta andare a bussare. C'è sempre stata molta umanità oltre che molta professionalità, quindi grazie e buon viaggio, buon lavoro. Penso che anche a nome della giunta, ovviamente i rapporti erano ancora più stretti con Iris e questi anni, insomma, credo che questo momento è un momento di dispiacere, poi è ovvio che c'è rispetto per le scelte professionali, c'è ovviamente insomma, il desiderio che i rapporti umani ovviamente non si interrompano, questo penso che sicuramente sarà così, e ovviamente l'augurio e il ringraziamento, perché comunque continuerà anche in questa fase un po' di vacanza, nel senso che sarà una posizione vacante, si continuerà a seguirci ancora per un po', almeno un mese credo ci vorrà per arrivare alla definizione del prossimo segretario. Non è escluso che magari possa essere presente anche al
No, puoi anche a noi, perché ci vedremo per strada con tutti. Ovviamente salutiamo e ti trovano, sono altrettanto competenti, disponibili. E quindi passerei alla votazione, proposta per di recesso della commissione che comunque di gestionati con la loro sede per la commissione professionale del servizio di segreteria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Doppia votazione ci vuole, giusto, anche per questa situazione per bilancio di mobilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. E il punto successivo numero 9, la nuova convenzione tra il Comune di Castelpugliese, Desipiede e Casa dell'Assegno per la conduzione con associata del servizio di segreteria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Doppia votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?